Siano lodati Gesù e Maria. Come tutti sappiamo, fratelli e sorelle carissimi, siamo entrati in questa ultima parte della Quaresima, tradizionalmente denominata tempo di passione, in cui le letture ci porteranno sempre più dentro la comprensione di quello che la Chiesa celebra in questi giorni così santi, ecco, e in questo contesto peraltro assai doloroso, ecco, di questo anno che stiamo vivendo. Oggi è la seconda volta, lo dico come piccola premessa anche per partecipare delle persone che sicuramente saranno collegate ad hoc, è la seconda volta che mi capita di celebrare. Questa messa sarà applicata in suffragio di un medico che lavorava a Latina. Ieri sera mi è arrivata una comunicazione da parte di una parrocchiana del suo decesso a causa del virus, e quindi la richiesta di un'intenzione di messa che ho immediatamente accolto, insomma, anche perché in questo tempo c'è purtroppo la sofferenza ulteriore di non poter avere le pubbliche esequie, come sappiamo. Ed è la seconda volta, perché già la settimana scorsa un altro fratello, insomma, una persona che tra l'altro io conoscevo bene, ho celebrato il matrimonio, insomma, un giovane papà, un poco più grande di me, è stato preso. Ha lasciato la moglie con dei bambini piccoli, insomma, quindi viviamo veramente in un contesto molto molto forte questa esperienza di contatto e di entrata anche nel mistero di ciò che è la Pasqua per noi. Quindi ci facciamo evidentemente, come in ogni celebrazione, vicini a tutti coloro che stanno soffrendo per queste dolorose vicende, pregando il Signore sia per le anime di coloro che ci hanno preceduto con il segno della fede, come sentiremo dire nella preghiera eucaristica, e anche per coloro che rimangono, ecco, in evidente stato di dolore, di lutto e di lacrime. Ora veniamo alle letture di oggi. Che ci dicono queste letture? Delle cose molto profonde e molto molto serie. Troviamo nella prima lettura il popolo di Israele nel deserto che sta facendo sempre la stessa cosa, lamentandosi contro Dio e puntando il dito contro quel povero rappresentante di Dio che era Mosè, incaricato di condurre questo popolo così come Dio gli diceva di farlo, e sistematicamente fatto oggetto lui e Aronne di recriminazioni, di bersagli, eccetera. C'è questo fenomeno misterioso. Questi serpenti che mordono gli israeliti muoiono, e quando si vanno a lamentare, Dio fa fare questo segno misterioso che, come diceva anche il Santo Padre Francesco questa mattina nella sua omelia, sembra un gesto strano, un serpente su un'asta. Che significa? Era una prefigurazione. Gesù nel Vangelo l'avrebbe spiegato: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Nel Vangelo di oggi abbiamo sentito Gesù dire: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, cioè elevato sulla croce, allora saprete che io sono. Mistero paradossale, cioè quando mi vedrete crocifisso, saprete che io sono con la I maiuscola, significa saprete che io sono Dio. Quando sto in croce, cioè quando tutto sembrerò meno che Dio, perché un uomo allo stremo della sofferenza, condannato a una morte infame, sotto insulti e bestemmie da parte di tutto e di tutti, quello sarebbe Dio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, saprete che io sono. Ora ci arriveremo brevemente. Ora, cosa sono questi serpenti che mordevano gli israeliti? A mio modestissimo avviso, non sono altro che una espressione, come dire, simbolica di quello che accade. Il veleno mortale dentro di noi, quello che ci porta alla morte, viene inoculato solo da una cosa: dal peccato. Il serpente sappiamo tutti che è la rappresentazione del tentatore del giardino dell'Eden. Il diavolo si è servito del serpente per mordere e inoculare il veleno dei veleni che ha portato tutti i mali che ci abbiamo sulla terra. Tutte le lacrime, tutti i lutti, tutti da lì vengono. Allora il popolo dice: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Io oggi ho scritto un articolo, postato già sulla pagina di Facebook, potete vederlo.
dove dicevo tra le altre cose che purtroppo oggi sono in molti a dimenticarsi di Dio e a volte anche dei suoi illustri rappresentanti, salvo ricordarsene quelle rare volte che lo fanno, sempre per puntargli il dito contro e per accusarlo a lui del male che c'è nel mondo. Un'operazione, insomma, non bella. Questo ci porta alla morte, non ci porta alla vita. Perché Dio è soltanto la fonte del bene, non del male. Lui e anche quei poveri uomini che lo rappresentano, pur con tutte le loro miserie, e che cercano come possono, come capiscono, con i loro limiti, di guidare ed aiutare le persone così come Dio li ispira. Ecco. Perché questo? Perché Gesù nel Vangelo ci dice una cosa molto semplice. Voi siete di quaggiù, io non sono di questo mondo. Voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. La morte, il male, tutto quello che di brutto noi vediamo, viene solo dai nostri peccati. Dio non c'entra niente. Viene dal cattivo uso del nostro libero arbitrio, Dio non c'entra niente. Come ha risposto Gesù? E concludiamo queste brevi riflessioni. Facendosi peccato per noi, perché sulla croce si capisce che io sono? Perché sulla croce Gesù si è caricato di tutti i peccati di tutti gli uomini e di tutte le loro conseguenze. Nell'articolo che vi ho citato, citavo a un certo punto il brano del profeta Isaia che si proclama il Venerdì Santo: il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Allora, perché sulla croce si capisce che Gesù è Dio? Perché chi farebbe mai una cosa di questo genere? Lui Dio impassibile che si rende passibile, lui innocente che si fa carico di colpe non sue. Noi non possiamo immaginare che chi passava sotto la croce, con la condanna alla croce, che erano le cose più infami, poteva pensare di Gesù che fosse il primo delinquente del mondo. E non soltanto non lo era, ma era Dio. Si può immaginare un amore più grande di questo? E Dio non è altro che amore. Tutta la gente che gridava a Gesù: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Ma Gesù non è sceso dalla croce proprio perché è Dio, potendo fulminare tutti quelli che lo stavano insultando, anziché, come dire, stare in ginocchio ad apprezzare quello che facevano per loro. Noi tra poco nella messa lo vivremo, ogni messa è tornare al Calvario, e quando quell'ostia e quel calice si alzano, c'è quel corpo immolato e quel sangue versato per la nostra salvezza, il sangue dell'innocente, il sangue di Dio fatto uomo. Tutti dovremmo stare in ginocchio, adoranti, contemplando questo mistero. Ecco. Questa è la risposta che Dio ha dato ai guai in cui purtroppo noi ci siamo andati a cacciare, prendendoli tutti su di Lui. Perché noi possiamo beneficiare di quello che Lui ci ha donato, c'è soltanto da accogliere il suo dono, da credere in Lui, da comprendere che il male viene soltanto da ciò che noi facciamo quando da Lui ci allontaniamo, e ricevuta la sua riconciliazione e il suo perdono, non farlo più. Questa è già entrare, ecco, nello spirito profondo del mistero pasquale. Siano lodati Gesù e Maria.